incarico sicuramente difficile, tante aspettative, già viste quest'oggi con l'incontro dei lavoratori di Santa Teresa, si inizia a lavorare. Sì, parte oggi, sicuramente l'impegno è importante perché c'è da un lato da rilanciare l'istituzione provincia, fare un confronto col governo, capire non solo quali sono appunto le funzioni che già ci sono, ma anche quali finanziamenti e quali possibilità concrete ci sono di agire. Dall'altro lavorare con il Consiglio provinciale, con i sindaci del territorio per, ripeto, trovare una quadra rispetto alle priorità da verificare nel percorso, sia per quanto concerne le manutenzioni stradali, l'edilizia scolastica, l'ambiente, il trasporto pubblico locale, insomma le varie competenze. Poi, avete già detto, già una delegazione dei lavoratori della Santa Teresa l'ho incontrata, ovviamente è il primo dei problemi, nel senso che abbiamo una cassa integrazione che scade a fine anno, ci sono 110 famiglie che giustamente attendono delle risposte. Io ho detto loro che c'è tutta la volontà da parte mia, ma io penso immagino da parte tutti, di trovare le soluzioni. Ovviamente le soluzioni si riescono a fare non solo con la volontà, ma anche reperendo le risorse economiche necessarie per poter dare risposte. Su questo c'è tutto l'impegno, vedremo subito al lavoro nei prossimi giorni. Vediamo cosa completamente possiamo fare. Penso, ripeto, che il punto principale sia coinvolgere tutte le realtà, tutti i sindaci, in un percorso difficile, ma che deve dare ovviamente la possibilità a tutti di esprimersi e far sentire tutte le comunità locali, provinciali, che fanno parte di questa provincia, attive e diciamo anche propositive in questo percorso. Io ho avuto modo di incontrare l'ex presidente ormai di Santarella in zona delle elezioni. Cosa gli siete detti? Le ha dato qualche consiglio? Beh sì, no, insomma, a parte che diciamo io lo ringrazio lui, il Consiglio Provinciale, per l'opera che ha fatto. Non era scontato arrivare a un bilancio con un avanzo di gestione, no? Solo pochi mesi fa. Tante province in Italia non l'hanno neanche chiuso un bilancio, altri sono in dissesto per le note condizioni, quindi è stata sicuramente un'azione positiva. Con lui la collaborazione continua perché il Consiglio Provinciale è in carica e verrà e ovviamente continuerà a fare il vicepresidente della provincia, quindi dovremo lavorare insieme, io spero bene, penso bene, ci sono tutti i presupposti per continuare il percorso. Ci siamo parlati prima delle elezioni, dopo le elezioni, sì, ma è stata, noi ci abbiamo festeggiato in sintonia con quello che è il nostro modo di rapportarci, quindi con una pizza e una birra e abbiamo scambiato così qualche impressione. Un aspetto più specifico, amministrativo e tecnico, mi riservo di farlo quanto prima, a cominciare da oggi. Volevo cogliere l'occasione però per fare un paio di considerazioni anche su queste elezioni, perché naturalmente hanno parlato tutti in tanti, sia i perdenti che i vincitori, e ritengo di dovere fare alcune precisazioni. Io mi sono battuto dall'inizio per mettere insieme uno schieramento che fosse un centro-sinistra largo, così come ritengo che sia necessario ed indispensabile. Per fortuna la mia ipotesi è stata accolta e passata e quindi abbiamo potuto contare sull'apporto forse determinante, i numeri sono sempre relativi, ma dei socialisti, dell'UDC e di tanti altri amici che hanno sostenuto un progetto che aveva queste caratteristiche e non certamente quello di una sinistra molto ristretta e che non poteva avere grande riscontro nel contesto provinciale. Questo è opportuno dirlo perché altrimenti, come si dice, c'è un autoincenso e un'autoreferenzialità da parte di qualcuno che non ha ragione di esistere. Questo è un momento di grande umiltà, di grande consapevolezza e soprattutto di riflessione sugli errori che si sono fatti per evitare che si ripetano, e quindi il discorso penso che sia abbastanza chiaro, non abbia bisogno di altri commenti. La provincia Riccardo Rossi, però prima della proclamazione questo incontro da dire veloce con i lavoratori della partecipata Santa Teresa. È inutile ribadirlo, dicendo che la situazione è un grave problema. Noi eravamo venuti qui stamattina perché c'era un incontro sapendo dell'insediamento di Rossi, ma
ma abbiamo voluto aspettare per fargli gli auguri personalmente, convinti della sua buona volontà. Crediamo che anche le voci che affermano che fare il sindaco e fare il presidente della provincia possa togliere delle risorse dall'una o dall'altra parte, noi crediamo nelle sue grandi qualità personali e di capacità politica. Noi intendiamo discutere con lui nei prossimi giorni del futuro della Santa Verena, così come abbiamo scritto nel nostro comunicato. L'ex presidente ha lasciato il cerino acceso a Riccardo Rocchi. Noi crediamo che lo possa assolvere nel migliore dei modi e confidiamo in lui.